di Città della Scienza. Allora Gilli, facci capire qualcosa in più. Innanzitutto volevamo anche capire se ci sono i dipendenti. Stanotte sappiamo che i 160 dipendenti erano fuori i portoni, appunto, per assistere a questo incendio, naturalmente sgomenti. Com'è la situazione attualmente? Sietre, l'unica buona notizia appunto che non ci sono vittime, tutti i dipendenti erano fuori, anche perché il lunedì il museo di Città della Scienza resta chiuso, quindi non ci sono vittime, è già un passo in avanti. Però questa notte a essere stato ammazzato è l'unico presidio di cultura qui nell'area di Bagnoli, lo ricordiamo, i veleni dell'Italsider, quindi era l'unico presidio culturale, soprattutto quello che ha formato tantissimi ragazzini nelle scuole. Vediamo, ecco qui le immagini dell'incendio che è scattato, l'allarme è scattato alle 21:40, i vigili del fuoco accorsi sul posto si sono trovati davanti un fronte di fuoco di centinaia di metri, pochi minuti è andato tutto distrutto, 10.000 metri quadrati di esposizione, di padiglioni. Nella serata sul posto è arrivato anche il magistrato, l'area è stata sottoposta a sequestro. E stamattina i vigili del fuoco stanno continuando a lavorare per la messa in sicurezza appunto dei diversi padiglioni. Ma è qui con noi, abbiamo come ospite, eccolo qui, Enzo Lipardi, consigliere delegato appunto di Città della Scienza. Ci fa capire innanzitutto l'importanza di questo presidio. Innanzitutto, buongiorno. Città della Scienza è, per dirla un po' come con quello che diceva una mamma ieri sera, è un luogo creato con i sogni dei bambini della città di Napoli. Poche cifre, insomma. Qui abbiamo ogni anno 350.000 visitatori. È il primo science center italiano. È un luogo dove appunto i bambini vengono, i bambini, i ragazzi, le famiglie imparano la scienza. E poi in questo luogo ci sono anche altre funzioni che per fortuna non sono state distrutte dall'incendio: il centro d'alta formazione, l'incubatore d'impresa, cioè un luogo dove si crea impresa innovativa. Insomma, Città della Scienza era ed è, spero, il simbolo della rinascita di una Napoli, di un mezzogiorno che guarda al futuro, insomma, che investe sui suoi ragazzi e sulla cultura, sull'educazione. Questa mattina una grande angoscia, le prime luci dell'alba, questo spettacolo. Noi possiamo vedere anche, lo chiediamo alla regia, ci dovrebbero essere le immagini registrate questa mattina, le immagini del dopo incendio. Proviamo a mandarle in onda, dicevamo questa mattina grande angoscia. Sì, una grande angoscia perché, vede, qui era un luogo dove, conosciuto nel mondo, molto radicato nella città e conosciuto nel mondo, e dove tutti lavoravano per il futuro, una città disgraziata con tanti problemi, però trovava qui in Bagnoli, voglio ricordare che Bagnoli un tempo era il cuore produttivo della città di Napoli, la più grossa area industriale del Mezzogiorno con Napoli Est. E con la ricostruzione della Città della Scienza, che voglio ricordare, è stata promossa da alcuni grandi scienziati, Vittorio Silvestrini, che è un fisico che l'ha promossa e che è l'attuale presidente, ma anche personaggi come Rita Levi-Montalcini, Carlo Rubbia, insomma, il cuore della cultura e della scienza italiana investito su Napoli. Possiamo fare una stima dei danni? Decine di milioni di euro. Voglio ricordare una cosa banale, solo il planetario, che erano dei più importanti del centro-sud, costava 300.000 euro. Negli ultimi giorni, negli ultimi mesi ci sono stati episodi sospetti. No, devo dire, questo no. Città della Scienza, appunto, per la sua carica, tra virgolette, eversiva, perché parlava di cultura in una città martoriata dalla deindustrializzazione, appunto, ha tantissimi amici e anche qualche nemico, ma dal punto di vista di quello che lei mi chiede, no, non abbiamo mai avuto problemi. Qualcuno dice il fuoco, le fiamme sono arrivate dal mare. Lo ricordiamo, il mare è qui alle nostre spalle. Sì, devo dire che una delle cose più belle e caratteristiche del nostro Science Center, e cioè di essere l'unico Science Center che sta sul mare, in questo caso è stata un po', come dire, la sua condanna. Effettivamente le fiamme sono arrivate dal mare. Altro non so dirle. E c'è adesso anche il problema dei lavoratori, sono 160 dipendenti diretti, più c'è l'indotto, arriviamo a 500 unità. Adesso? Sì, qui voglio dire una cosa, diciamo anche qua, l'Italia sta in un paese, un momento difficile. E chi lavora nel Mezzogiorno ancora di più. I lavoratori di Città della Scienza, stavano affrontando la crisi, perché qui la crisi nel Mezzogiorno è forte. Voglio ricordare che da 11 mesi non percepivano lo stipendio, aspettavano appunto lo sblocco di alcuni finanziamenti da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e della Regione Campania. Ecco,
ma con dignità continuavano a lavorare, perché appunto è un luogo pieno di gente, amato dalla città. Questo fatto, diciamo, crea un interrogativo grande sul futuro di questa struttura, del suo corpo lavoratori, ma è anche un po', come dire, spero che non sia una metafora della Napoli dei giorni nostri. C'è da dire che ieri naturalmente gli abitanti di Bagnoli, ultimo quartiere occidente di Napoli, circa 25.000 persone, hanno temuto il peggio per il denso fumo che si alzava appunto da qui, da Città della Scienza. Poi fortunatamente il vento ha spazzato via il fumo verso il mare. Ma torniamo al tema dell'occupazione, possiamo tornare qui in diretta. Abbiamo a fianco a noi Antonio Di Roberto, ecco, possiamo tornare, Antonio Di Roberto, a capo della vigilanza, sì, qui di Città della Scienza. Adesso temete di perdere il posto di lavoro? Sì, sa, noi siamo già da 11 mesi senza stipendio per problemi burocratici e istituzionali. Adesso per noi è una tragedia, ci sono 80 famiglie della Fondazione IDIS, c'è l'indotto, c'è anche l'incubatore, insomma un ragionamento su 200-300 famiglie. Lei che cosa si sente di dire a chi ci stava guardando? Un aiuto, perché questa è una cosa che è partita, unica cosa che è partita a Napoli, a Bagnoli principalmente. Dietro di noi c'è il deserto, l'unico punto della cultura eccellente fatta qui a Bagnoli, grazie principalmente alla caparbietà del professor Silvestrini. Grazie, di questo ne torneremo a parlare tra pochissimo. Naturalmente il punto di domanda è chi ha fatto questo. Naturalmente sarà la magistratura a chiarire questo aspetto. Ci vediamo tra poco.